Marco, parte una nuova era. Le emozioni? Emozione tantissima, Daniele. Un pochino ci ho sperato anche in questi anni di arrivare fino a qui. Non lo posso negare perché sono una persona sincera, diretta, e quindi un giorno di occupare questo ruolo, c'ho troppa passione per questo sport, per questa società, e quindi mi sarebbe comunque piaciuto, anche se chiaramente sono un po' preoccupato di quello che mi aspetta, e ce la metteremo tutta per arrivare e cercare di fare qualcosa che sia paragonabile a quello che è stato fatto in questi 12 anni da Ugo Paffoni. Che presidente sarà Marco Padulazzi? Eh beh, sicuramente un presidente diverso da Ugo, non un patron ma un presidente, cioè un primus inter pares. Ecco, oggi la società, la Furgor, da tanti identificati come la Paffoni, ormai la gente la chiama la Paffoni, probabilmente qualche cosa cambierà da questo punto di vista, sarà una società più inclusiva, più, diciamo, più coinvolgente per le persone, meno one man show, ecco. Presidente, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta ancora, perché lei rimarrà sponsor della Fugor, la Fugor per lei cosa rappresenta e cosa ha rappresentato? Per me ha rappresentato il mio secondo amore, e il primo lo sai, sicuramente ha rappresentato una parte della mia vita. Quanta soddisfazione c'è nel suo percorso di questi 13 anni e cosa si augura per il futuro? Molta soddisfazione, abbiamo vinto 3 Coppe Italia, che non è da poco. L'unico rammarico che ho detto prima è quello di non averci entrato la 2 quest'anno. Rimane presidente onorario, rimane sponsor, possiamo dire che la società però si sta allargando e ha trovato un nuovo co-presidente importante. Certamente, è un amico, sono molto contento che è venuto Padulazzi. Sicuramente se non veniva Padulazzi non so se rimanevo nella Fulgor. Il sogno futuro quale può essere, presidente, per lei e per la Fulgor? Centrare la 2.